Allora, buongiorno a tutti. Il tema di oggi è reperire e gestire correttamente le risorse e i loro diritti, quindi relativamente a tutto ciò che possiamo utilizzare per il nostro lavoro, e quindi testi, immagini e audio, video. Tenete conto che nel corso di questo webinar io chiamerò alternativamente risorse e fonti i materiali che noi utilizziamo normalmente nelle nostre pratiche didattiche. Perché questo? Perché il termine più diffuso è risorse, però risorse a mio parere non è un termine corretto, perché non tutto quello che abbiamo nel web può essere considerato una risorsa, nel senso che può dall'autore anche non essere concepito come una risorsa, ma come uno strumento che in determinati casi può essere utilizzato e in altri no. E dunque io preferisco parlare di fonte, che da un punto di vista scientifico è più corretto, perché la fonte stabilisce l'origine del contenuto con cui noi abbiamo a che fare. Oltretutto il termine fonte è anche più didattico, perché se noi parliamo di fonti con i nostri studenti, bambini di scuola elementare o adulti nelle nostre aziende presso le quali facciamo formazione, li abituiamo al concetto che la fonte deve essere trattata in un certo modo, e nell'ambito di questo certo modo rientra il fatto che la fonte deve essere correttamente citata. Mentre una risorsa è, nell'abitudine, nel pensiero comune, nell'accezione di massa, è qualcosa che io reperisco facilmente in giro e che posso utilizzare liberamente. Questo è lo spirito collettivo con il quale si tratta il termine risorsa. Quindi io preferisco utilizzare appunto il termine fonte, quindi voi lo troverete molto spesso all'interno di questo webinar. Prima di esaminare il nostro workflow, dobbiamo renderci conto qualche secondo dell'ambiente in cui noi ci stiamo muovendo oggi, 2017. Eccolo qua. Noi abbiamo un ambiente che è determinato dal fatto che abbiamo sempre a disposizione un mondo di contenuti, di fonti, di risorse fuori dalla scuola. Cosa vuol dire fuori dalla scuola? Vuol dire che la maggior parte dei contenuti, la loro varietà, anche linguistica e culturale, è oggi presente in maniera molto maggiore attraverso la distribuzione delle reti, tra le quali la rete internet e i diversi canali che questa rete supporta, che non all'interno delle scuole. Cioè viviamo in un mondo multicanale, mentre fino a qualche anno fa l'unico modo di reperire dei contenuti era di rivolgersi al proprio insegnante o consultare dei libri di testo e in determinati casi di svolgere delle ricerche nelle biblioteche. Questa situazione è radicalmente cambiata e porta con sé naturalmente aspetti che si possono discutere, criticare e così via, ma certamente ha determinato come dire, un comportamento molto diffuso, che consiste nel pensare che tutto ciò che è facilmente a disposizione si può anche utilizzare senza alcun problema. L'esempio canonico di questo aspetto riguarda le ricerche che vengono effettuate con Google. Molto spesso l'insegnante non dice cerchiamo delle informazioni su, non lo so, Anna Karenina di Tolstoi e sul suo suicidio finale, per dire, ecco, cerchiamo delle informazioni nel portale Tolstoi.com, nella sezione fonti storiche, eccetera, ma l'insegnante dà come indicazione: cercate Anna Karenina su Google. E dunque
questa abitudine a ricercare attraverso il motore di ricerca. E poi, apro una parentesi, bisogna tenere anche conto del fatto che la ricerca oggi può essere effettuata anche direttamente all'interno dello spazio che è preposto all'interno di un browser per scrivere invece gli indirizzi completi internet, per cui noi svolgiamo una ricerca senza neanche renderci conto che questa utilizza dei motori di ricerca come Google, chiusa parentesi. Stavo dicendo che questo approccio tende all'universalità della ricerca e quindi ci fa perdere di vista le distinzioni che invece devono essere mantenute. Quali distinzioni, quale universalità? Beh, l'universalità del fatto che appunto io cerco Anna Karenina e trovo qualsiasi tipo di risultato attraverso un grosso motore di ricerca e non mi occupo più invece di valutare la fonte dei contenuti che io riesco a trovare in questo modo e quindi non riesco più neanche ad apprezzarli, perché se mi trovo nell'archivio della letteratura storica di Mosca è un conto, se invece trovo un commento su un blog è un altro paio di maniche e così via. Però questo sistema di ricerca tende a omogeneizzare tutto, benché invece tutto non sia affatto omogeneizzato, ma anzi, la rete è fondata su un sistema di canali molto specifici. Quindi ecco che il primo approccio è scorretto, quello di indirizzare gli studenti a svolgere delle ricerche. Noi non dobbiamo mai, mai, assolutamente mai adottare questo sistema. Dobbiamo invece indicare attraverso quali canali queste ricerche devono essere effettuate. Poi, naturalmente, è ovvio che ognuno è libero di svolgere le proprie ricerche e quindi di trarre beneficio anche dall'esperienza di questo tipo di azione. Allora, questa slide vi presenta, vedete un po' alla rinfusa, una serie di canali che possono andare dalla Treccani a servizi stranieri, Creative Commons, eccetera, eccetera. Cioè, c'è effettivamente un mondo, ma per un corretto approccio nei confronti di questo mondo, noi dobbiamo imparare a ritornare a una sana distinzione e quindi ad abbattere questo tentativo globalizzante e omogeneizzante di ridurre tutto su uno stesso livello per imparare invece a distinguere e attraverso la distinzione ovviamente ad avere un approccio corretto alle fonti e ai contenuti che ci possono interessare. Vi voglio presentare solo una case history, siamo sempre nell'introduzione del nostro tema, per darvi proprio la dimensione del cambiamento che è in corso e mi riferisco a un servizio che noi stiamo utilizzando perché la nostra classe virtuale oggi impiega WeSchool. Sarebbe stato facile prendere i dati di Google, che sono dei dati straordinari a livello mondiale delle Google Apps e di Classroom, ma Google è anche una grande multinazionale. Invece il team di WeSchool è stata una sorta di startup che ha dato luogo all'inizio al project e quindi secondo me è più emblematico come rappresentazione di una tendenza che riflette quello che appunto vi stavo spiegando prima. WeSchool e OIL Project, da cui deriva, è diventata la più grande scuola online d'Italia con 1.800.000 studenti raggiunti ogni mese, 2.800.000 pagine viste, un fatturato di 200.000 euro all'anno. Questi sono dati di 6 mesi fa, non li ho aggiornati perché quello che ci interessa è vedere la tendenza di fondo. OIL Project ha ottenuto finanziamenti da Team Venture e da Club Italia Investimenti. Ogni giorno eroga gratuitamente a tutti gli studenti delle superiori e delle università 5.500 contenuti didattici, testi, video ed esercizi relativi alle discipline più disparate, dalla matematica alla storia, letteratura, chimica, eccetera. Insomma, è fondata a Milano. All'epoca, cioè appunto circa 6 mesi fa, aveva 10 persone che lavoravano full time, una cinquantina di insegnanti che collaborano e così via. Un altro esempio che vi posso dare, ve lo dico a voce, è di un caro amico che insegna matematica al liceo di Aversa, si chiama Di Santo, e ha
creato un canale di distribuzione di lezioni di matematica che ha decine e decine di migliaia di studenti in tutta Italia che lo visitano, che interloquiscono con lui, che gli scrivono, e lui svolge un compito straordinario di sostegno a tutti i ragazzi italiani che sono in difficoltà nell'apprendimento della matematica. E questo canale si chiama Lezioni di Mate e col tempo, nel giro di qualche anno, ha assunto un'importanza straordinaria, tant'è che alcuni editori anche si sono interessati. Potete cercarlo, gli scrivete, è una persona molto in gamba e simpatica, però ve ne parlo perché anche questo, diciamo, mostra la tendenza verso la quale noi stiamo marciando, di una realtà che vedo una moltiplicazione di canali all'interno dei quali si moltiplicano anche le risorse, come le chiamate voi, le fonti, come le chiamo io, di distribuzione, che vengono poi distribuite. E voi pensate che gli stessi insegnanti, per esempio, di matematica, di italiano, di biologia, eccetera, non sono a volte al corrente nemmeno del fatto che i loro studenti, magari non comprendendo una lezione in classe o non avendo in quel momento lì, in quella mattina, in quell'ora, la predisposizione per poter seguire con una certa attenzione, si rivolgono poi a canali esterni che li supportano. Ecco, qui vedete abbiamo tutta un'altra serie di riferimenti di cui appunto poi oggi anche tratteremo. Le slide saranno consegnate alla fine del webinar nella aula virtuale, quindi troverete il PDF con tutti i link e potrete sbizzarrirvi. Vediamo il workflow del webinar di oggi. Allora, partiamo da qui, vedete la nostra amica pirata che ci conduce, mai simbolo fu tanto adeguato per un webinar del genere che parla appunto di reperire le risorse, quindi parliamo di come cercare e fruire di fonti visuali, poi di come cercare e fruire di fonti audio. Poi parliamo di servizi gratuiti a pagamento, Creative Commons, diritti SIAE, approfondiamo il tema del diritto e specialmente dell'utilizzazione e poi stabiliamo alcuni comportamenti corretti, come cercare e fruire delle fonti visuali. Allora, io durante il corso di questa trattazione vi spiego proprio delle metodologie di accesso alle risorse. Dunque, cominciamo dalla prima. La prima che a mio parere voi potete prendere come indicazione fondamentale per i vostri apprendenti è quella di partire dal canale di Creative Commons. Ed eccolo qua. Passo a un browser, voi potete svolgere le stesse identiche operazioni. Quindi qui scriverò creativecommons.it. Bisogna scriverlo correttamente. Creative Commons, parliamo dopo delle licenze Creative Commons. Per il momento ci basta sapere che esiste un canale di riferimento Creative Commons italiano. Dunque, che cosa ci interessa all'interno di Creative Commons? Ci interessa la parte della ricerca, la trovate qui sulla destra, vedete? Cerca musica, fotografie e altro. Bene, allora possiamo tranquillamente fare clic su cerca e vediamo come funziona la ricerca attraverso Creative Commons. Vi ho detto che in nessun caso noi proponiamo l'utilizzo di motori di ricerca, Google, Yahoo, eccetera, come primo approccio per la ricerca delle fonti, ma passiamo attraverso dei sistemi preselettivi, uno dei quali è Creative Commons, un altro lo vediamo fra 2 minuti. Che cosa vogliamo cercare? Bah, diciamo che vogliamo cercare, non so, una cartina sull'impero romano, per dire. Lo scriviamo in italiano. Se lo scrivessimo in inglese avremmo ovviamente maggiore opportunità, non importa. Una volta che abbiamo scritto la stringa che ci interessa,
scegliamo se lo vogliamo utilizzare per scopi commerciali. Se noi facciamo un check qui, quindi selezioniamo il fatto che la risorsa che noi cerchiamo la vogliamo utilizzare per scopi commerciali, allora quello che troviamo sarà possibile venderlo anche. Ma è chiaro che in questo modo restringiamo moltissimo il campo della ricerca, ovviamente, perché sono pochi gli autori che producono qualche cosa, te lo lasciano gratuitamente e poi ti lasciano anche guadagnare su quello che loro hanno prodotto. Capite che è un po' un nonsense. Esiste, lo vedremo anche, ma naturalmente ridurremmo moltissimo il campo della ricerca. Quindi non selezioniamo questo check. E un'altra possibilità è che noi vogliamo poter modificare la risorsa che troviamo. Qui già cominciamo a capire qualche cosa delle possibili licenze con le quali le risorse vengono distribuite. Io posso produrre un bel disegno e dare la possibilità a tutti di utilizzarlo, però questo disegno non può essere modificato. Oppure do la possibilità a tutti di utilizzarlo e offro anche l'opportunità di modificarlo, quindi di prendere una parte, cambiare colori, eccetera. Anche in questo caso noi però lasciamo le cose come stanno, cioè non selezioniamo questa opportunità. Per quale motivo? Perché non vogliamo restringere il campo della ricerca. Dopodiché diamo un'occhiata al modulo con cui l'opzione di ricerca di Creative Commons si presenta. Possiamo cercare all'interno di Google a questo punto. Perché? Perché Creative Commons opererà una ricerca selettiva di contenuti all'interno dei sistemi di ricerca che noi scegliamo, Flickr, Wikimedia Commons, Google Image, eccetera. Vediamo allora che cosa succede. Ricapitolando, ho scritto il mio lemma nel campo di ricerca e adesso vado a cercare con Google Image ed ecco qua che ho una serie di immagini. Vedete, ce n'è insomma di vario genere. Tutte le immagini che io ho trovato attraverso questo sistema sono liberalmente utilizzabili, cioè sono immagini garantite nei diritti di utilizzo. Prendiamo per esempio, non lo so, vediamo. Questa è una risoluzione abbastanza buona. Eccola qua. Quindi abbiamo una buona cartina, direi, interessante, che può essere utilizzata come tale, quindi per esempio inserita all'interno di un libro, di una dispensa. E bisogna però poi vedere attraverso quali diritti? Questo è un capitolo che apriamo fra poco. Questa è una bella fotografia e anche questa potrebbe essere un'immagine che può adattarsi facilmente all'interno di una lezione, di una dispensa, anche una buona risoluzione, bei colori e vogliamo queste immagini, quindi è fantastico perché la possiamo prendere chiaramente, e, però a questo punto dobbiamo vedere quali sono i diritti di utilizzo. Per vedere i diritti di utilizzo dobbiamo fare clic sull'immagine per recarci là dove questa immagine è stata inserita, quindi nel canale di appartenenza. Ed ecco che abbiamo svolto questa operazione, ci troviamo all'interno di Pixabay e sulla parte di destra possiamo effettuare il download gratuito, cosa che facciamo, scegliamo addirittura la risoluzione, fantastico, la risoluzione più ampia, eccolo qua, mi devo iscrivere naturalmente e poi ho la possibilità di utilizzare questa immagine. Intanto però notate che sulla destra viene indicato il tipo di licenza, che è una licenza Creative Commons, libera per usi commerciali
attribuzione non richiesta. Cosa vuol dire attribuzione non richiesta? Vuol dire che non è necessario che io indichi la fonte, l'origine di questa immagine, la posso utilizzare e basta. Molto molto interessante. Ritorniamo adesso al nostro Creative Commons da cui siamo partiti. Quindi che cosa abbiamo capito? Abbiamo capito che se noi usiamo dei filtri che consistono nei servizi che ci permettono di trovare delle risorse utilizzabili, noi allo stesso tempo possiamo educhiamo attraverso questa operazione i nostri studenti a un corretto rapporto con le fonti e quindi evitando di svolgere le ricerche direttamente partendo dai motori di ricerca. Adesso vediamo invece qualche cosa di c'è cioè un altro tipo di operazione. Non passiamo da un filtro, ma passiamo da Wikipedia e vediamo come possiamo cercare fuori di fonti visuali attraverso Wikipedia. Osservate prima di tutto questa slide. Abbiamo svolto una ricerca sui missili balistici, per esempio. Questa è una V2, primo missile balistico della storia. Abbiamo un bel disegno che lo raffigura, ci interessa moltissimo. L'abbiamo trovato all'interno di Wikipedia e adesso lo vorremmo poter utilizzare. Lo possiamo fare in che modo? E allora facciamo subito questa ricerca all'interno di Wikipedia. Quindi ci recchiamo in Wikipedia. Cerchiamo missile balistico ed ecco qui ci troviamo nella classica pagina enciclopedica di Wikipedia. Prima di tutto, voi vi chiederete: ma per quale motivo sono partito da Wikipedia? Per un motivo molto semplice. Tutte le immagini contenute all'interno di Wikipedia sono liberamente utilizzabili. Quindi noi abbiamo un deposito straordinario di materiale iconografico in tutte le lingue del mondo, perché tenete conto che non tutte le pagine sono presenti in tutte le lingue, in alcuni paesi ci sono addirittura più pagine rispetto ad altri paesi e le immagini non sempre sono le stesse, così come le trattazioni non sempre sono le stesse. Quindi abbiamo un mondo straordinario a disposizione. Per di più, il grande vantaggio di effettuare delle ricerche attraverso Wikipedia consiste nel fatto che abbiamo un accesso chiarissimo e immediato a tutti i riferimenti e anche perfino alla storia dell'immagine che noi vogliamo impiegare. Per cui vi ripeto, noi utilizziamo Wikipedia perché le immagini contenute in Wikipedia sono libere da diritti e sono normalmente nella loro totalità praticamente liberamente utilizzabili. Vediamo però come poter fare, perché all'interno di una pagina di Wikipedia noi abbiamo molte immagini. Guardate che bella fotografia, un SS-25 russo su rampa mobile stradale, perfetto. Allora, desideriamo poter utilizzare questa fotografia. Facciamo clic. Guardate che bella definizione, fantastico. E a questo punto come possiamo fare? Guardate nella parte in basso, a destra, avete dettagli dell'autorizzazione. Questo file è licenziato in base a tutte queste caratteristiche, eccetera. Però veramente quello che a noi interessa, perché questo è un riassunto, quello che a noi interessa è proprio vedere la totalità degli elementi di riferimento di questa fotografia. Quindi cerchiamo ulteriori dettagli. Ed ecco che in ulteriori dettagli, oh, finalmente siamo a casa nostra perché abbiamo delle possibilità, di comprendere bene
tutto quello che ci può servire su queste immagini. Allora, prima di tutto il download, facciamo clic qui, naturalmente scarichiamo l'immagine. Il download però l'abbiamo anche qui, lo vedete in basso, e certamente possiamo downloadare questa immagine nel modo che preferiamo. È sempre preferibile scaricarle alla massima risoluzione possibile, perché tanto possiamo sempre scendere. Invece no, non possiamo mai salire da una bassa risoluzione a una più alta, quindi, come si dice, spazzatura in entrata, spazzatura in uscita, è un vecchio detto dei montatori cinematografici. Poi usiamo questo file nel web. Allora, se noi facciamo clic qui, guardate che cosa abbiamo. Abbiamo i riferimenti per poter utilizzare questa immagine nel web, quindi per poterla condividere di nuovo. Quindi la pagina URL di riferimento, il file dove l'immagine è collocata, poi l'attribuzione, eccola qua. Questa stringa noi la copiamo così com'è e la citiamo. Citiamo esattamente questa stringa. E poi possiamo eventualmente incorporare anche questa immagine nel nostro sito web, all'interno di una pagina web, nel caso in cui noi stessimo costruendo una delle pagine web. Se scorriamo, ci troviamo poi una tabella che ci spiega, così fa un po' la descrizione di questa immagine. È un'immagine del 2008. La source, cioè la fonte, è Wikipedia russo, l'autore è questo tizio, e poi qui abbiamo i permessi, quindi possiamo, eccolo qua, copiarla, distribuirla e trasmetterla liberamente. Possiamo anche remixarla, cioè possiamo anche adattarla al lavoro che stiamo facendo, quindi ritagliarla, utilizzarne delle parti. È molto importante vedere l'attribuzione, e qui ci dice che cosa dobbiamo fare per attribuire, cioè normalmente bisogna citare la fonte. E poi, così, per chi è interessato, le curiosità riguardano la storia di questa immagine. Alle volte questa tabella è anche molto lunga, perché queste immagini possono avere una storia importante. Poi vedete gli utilizzi di questa immagine. Questa immagine è stata utilizzata molte volte anche in siti ufficiali, istituzionali. Allora, torniamo alle nostre slide. Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto due modalità molto diverse di procurarsi delle fonti iconografiche. La prima è quella di partire da Creative Commons. Creative Commons è un selettore e questo ci consente di effettuare la ricerca attraverso anche i portali tradizionali come Google, ma filtrata dai criteri di Creative Commons, quindi dai criteri del libero utilizzo. Oppure entriamo direttamente all'interno di un servizio importantissimo come Wikipedia, straordinario, che ci consente di utilizzare tutte le immagini, sono milioni di immagini sui più diversi soggetti, prodotte anche diversamente da paese a paese, e attraverso Wikipedia abbiamo sempre una facilità nell'accesso dei riferimenti, mentre attraverso Creative Commons dobbiamo invece selezionare ogni volta la nostra immagine e poi vedere qual è la fonte e cercarla. Ma la fonte c'è sempre. C'è sempre, perché se noi effettuiamo la ricerca o da Creative Commons o da Wikipedia o da altri servizi che ci consentono di utilizzare liberamente le immagini, noi troveremo sempre le fonti. Quindi non esiste il fatto che si venga a dire non ho trovato la fonte. No, se la ricerca è effettuata in questo modo, verrà sempre. Ci sarà sempre la fonte di riferimento. Adesso vediamo, similmente a Creative Commons, un altro sistema. L'altro sistema è quello di utilizzare Treccani.it. Treccani.it è interessante perché
perché Treccani ci presenta una serie di risultati, li vedete? Ecco, questi risultati non sono tutti interni alla Treccani, guardate quanti ne abbiamo, non sono affatto tutti interni alla Treccani e hanno due caratteristiche. La prima caratteristica è che fra i risultati che Treccani ci propone, c'è una selezione di canali che sono reputati scientifici da Treccani stessa e sui quali Treccani effettua una ricerca. Quindi ci offre non solo materiale interno, ma anche materiale esterno selezionato. Ecco perché Creative Commons da un lato, Treccani e Wikipedia dall'altro sono sicuramente tre punti importanti per effettuare delle ricerche. Stiamo parlando sempre di reperire delle fonti libere da diritti. In questo caso, ovviamente, Treccani ci presenta anche dei testi che sono molto utili, sui quali poter lavorare, perché Treccani ha anche la versione Treccani ragazzi, quindi possiamo impiegare anche dei testi più semplici a secondo dell'ordine di scuola o del lavoro che stiamo intraprendendo. Il secondo motivo per cui Treccani è importante è che ci offre tutta una serie di collegamenti legati ai termini che noi abbiamo indicato nella ricerca e sono sempre collegamenti o interni alle risorse di Treccani oppure esterni ma controllati scientificamente. E poi abbiamo una sezione che è la sezione di studenti che una volta si chiamava studenti.it e che poi è stata rimessa a posto con un comitato di redazione, insegnanti e studenti che collaborano e così via e rimaneggiata largamente, contiene tutta una serie di risorse particolarmente interessanti, anche queste liberamente utilizzabili e soprattutto anche scientificamente controllate. E se ritorniamo poi nella home page di Treccani, ecco che abbiamo anche, e ve lo consulterete voi perché si tratta poi di spulciare all'interno di questo canale, abbiamo Treccani Scuola che presenta tutta una serie di lezioni online sui diversi argomenti, un po' nello stile di Oil Project, e vedete, ecco qui, poi ci sono tutti i servizi agganciati a questo canale molto importante che rientra nella tipologia di canali che ci offrono anche una preselezione scientifica delle fonti. Quindi ritorniamo adesso alle nostre slide. Stiamo trattando appunto la ricerca dell'immagine, abbiamo visto Creative Commons, abbiamo visto l'immagine all'interno di Wikipedia, abbiamo visto Treccani. Bene, adesso è venuto il momento di parlare di una grande cosa che ecco, di parlare anche di una grande cosa molto originale che ci permette di trovare delle immagini importanti da un punto di vista artistico e allo stesso tempo ci offre la possibilità di lavorare in modo creativo con i nostri studenti. È veramente una spinta alla creatività della classe. Sto parlando di Adobe Behance. Adobe Behance è una community internazionale di creativi. È la community internazionale di creativi. All'interno di Adobe Behance noi troviamo illustratori, disegnatori, fumettisti, fotografi, cineasti, designer, professionisti del 3D, professionisti della grafica 2D, professionisti del disegno a mano libera piuttosto che con diverse applicazioni, della progettazione CAD e tutto ciò che riguarda l'espressione creativa visuale. Perché questa comunità? Questa comunità è stata creata da Adobe. Adobe, voi sapete, spero, che è la società che produce Photoshop, produce anche Acrobat, InDesign, Illustrator, eccetera, eccetera. È il punto di riferimento dei creativi di tutto il mondo. Le applicazioni Adobe sono applicazioni impiegate da creativi, disegnatori, nei, all'interno
a livello editoriale, quindi nelle aziende che stampano giornali, riviste, all'interno delle aziende, produzione della comunicazione nelle agenzie pubblicitarie di marketing, insomma, tutte le applicazioni Adobe sono, come dire, il cuore pulsante dell'attività creativa di milioni di creativi in tutto il mondo e vengono utilizzate anche nelle scuole come strumenti di insegnamento. Adesso voi immaginate chiaramente per quale motivo Adobe abbia fondato Behance. Ha fondato Behance per creare un collegamento fra tutti questi creativi e le aziende che potrebbero aver bisogno di loro. Infatti non è un caso raro, anzi è la norma, che attraverso Behance un'azienda, come è capitato anche dai miei allievi, per esempio portoghese, trovi interessanti dei lavori svolti da alcuni giovanotti italiani, attraverso Beyoncé li contatti e li inviti a collaborare in Portogallo senza muoversi da casa, ovviamente, quindi commissioni delle illustrazioni per dei libri. Io stesso ho fatto la stessa cosa ingaggiando degli illustratori per dei colleghi che avevano bisogno di copertine per i loro libri, per esempio. Allora voi dite, va bene, ma a noi che cosa interessa questo? Perché lavoriamo con studenti oppure appunto magari stiamo svolgendo dei corsi sulla sicurezza in un'azienda e perché ci può interessare questo? Ve lo spiego subito. Prima di tutto per un principio al quale io do un'importanza straordinaria, e cioè il principio che non solo noi cerchiamo di effettuare delle ricerche di immagini correttamente, ma cerchiamo anche delle belle risorse per sviluppare e stimolare la bellezza e la creatività, la bellezza di quello che facciamo e la creatività dei nostri studenti e anche in noi stessi. E Beyoncé è uno strumento dove la bellezza è proprio di casa, la bellezza abita in Beyoncé. In secondo luogo perché Beyoncé ci consente di mettere a contatto i nostri studenti con dei grandi professionisti ed è una cosa molto diversa che essere all'interno di Instagram e poi fare la foto del piatto con quattro maccheroni e pubblicarla, perché nessuno pubblica in Beyoncé la foto del piatto di quattro maccheroni. E voi vedrete anche come è complicato riuscire ad avere dei mi piace all'interno di Beyoncé, mentre la norma all'interno di Facebook o di altri social. Perché qui siamo nel mondo dei professionisti, con delle regole non scritte, ma che si percepiscono proprio nell'atmosfera di Beyoncé. E immergere i nostri studenti dentro questa atmosfera è un fatto educativo straordinario. Io suggerisco di fare questo anche con bambini e non solo con adulti, perché adesso lo vediamo, ci troviamo proprio in un mondo fantastico. Allora, vediamo per esempio questa immagine da dove arriva, come l'abbiamo presa, come è possibile utilizzarla, come ci dobbiamo comportare. Prima di tutto siamo entrati in Beyoncé, eccolo qua. Allora andiamo alla home page di Beyoncé ed ecco che vedete già dalle prime immagini come la qualità di quello che noi possiamo trovare rispetto a una ricerca effettuata attraverso Creative Commons o Google, salta agli occhi. Perfetto. Allora, qui abbiamo naturalmente una vetrina di creativi che espongono le loro opere. Ci iscriviamo e per iscriversi, naturalmente, basta l'ID dell'iscrizione ai servizi Adobe. Una cosa che io consiglio di fare a tutti, perché come vediamo poi fra 5 minuti, Adobe ha a disposizione anche una serie di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che sono un altro strumento per reperire delle fonti iconografiche. Dunque, abbiamo trovato alla fine il nostro autore, la nostra immagine, vorremmo poter utilizzare questo magnifico disegno. Come facciamo? Beh, allora guardate. Ogni prodotto fa parte di una raccolta perché l'autore lo pubblica all'interno di un progetto. Quindi l'autore ci dice: io sto lavorando su questo progetto e questi sono i disegni che compongono il progetto. Eccolo qua, vedete che belli?
Fantastici. E se noi scorressimo, allora noi dobbiamo scorrere fino in fondo questo progetto perché, ecco qua, alla fine noi abbiamo le informazioni. Le informazioni di base, questo è stato pubblicato il 7 ottobre 2015, perfetto, è il giorno del mio compleanno, 7 ottobre. Gli strumenti usati, quindi ha utilizzato Autodesk 3D Max e qui, ecco, abbiamo le licenze di copyright. Udite, udite, siamo nel tempio dei creativi mondiali che ci consentono di utilizzare liberamente, in modo non commerciale, ovviamente, non opere derivate, nella stragrande maggioranza dei casi noi non possiamo mettere mano i loro disegni, mi sembra logico, e dobbiamo però attribuire l'opera, quindi dobbiamo citare la fonte che ovviamente è il nostro tizio, che è lui ed è un russo, vedete che risiede a Mosca, quindi lo possiamo anche seguire e dopodiché ricaviamo i dati e possiamo utilizzare tranquillamente le sue opere. È bellissimo questo sistema e vedrete che voi, se voi iscrivete i vostri ragazzi in Beyoncé, loro ci sguazzeranno e impareranno anche un comportamento sociale molto diverso rispetto a quello a cui sono normalmente abituati. Profilo Beyoncé, vedete, io sono iscritto anch'io e ve lo mostro per farvi vedere con quanta difficoltà si ottengono dei mi piace, delle visualizzazioni. Certo, io non sono un grande artista, pubblico così le opere che mi sembrano più interessanti, ma vedete che non è affatto semplice riuscire a ottenere degli apprezzamenti all'interno di questo ambiente. Ecco quindi che vi ho dato un'indicazione, spero, importante. Continuiamo con il reperimento di fonti iconografiche e ci riferiamo questa volta alle applicazioni mobili della Adobe, che sono applicazioni gratuite e che, vediamo se era, sì, eccolo qua, e che operano in questo modo. Adesso io collego il mio iPad in modo tale che vi posso mostrare in diretta come essere utile per noi l'impiego delle applicazioni Adobe per dispositivi mobili. L'avevo messo, ecco qua, perché anche qui noi accediamo a risorse incredibili che abbiamo a disposizione gratuitamente. Allora, le applicazioni Adobe per dispositivi mobili sono queste, sono tante. Concentriamoci su queste tre. Prendiamo per esempio Adobe Spark Page. Non vi spiego come funziona l'applicazione, non è questo il webinar che vi illustrerà questa cosa, ma cerchiamo per esempio, ecco questo, un lavoro fatto a scuola e abbiamo utilizzato questa immagine, questa fotografia di una macchina da scrivere. Adesso io col pulsante Replace posso sostituire questa fotografia utilizzando il sistema di ricerca che l'applicazione stessa mi propone. Guardate la colonna di destra. Ecco che cosa mi propone. Mi propone una ricerca libera, free di immagini. Quindi se io faccio tap qui e cerco, che ne so, mare. Ah, già, scusate, qua devo battere qui sull'iPad. Se svolgo una ricerca in lingua inglese, ovviamente ho più possibilità di accedere a una documentazione maggiore. Tutte queste immagini sono fo delle fotografie molto belle perché appunto sono selezionate da Adobe sulla base di criteri
che riguardano la loro possibilità di pubblicazione. Ne prendo una qualsiasi, la posso utilizzare liberamente e poi quando pubblicherò ecco, quando pubblico il lavoro, notate che il campo Edit Credit cita esattamente le fonti iconografiche che ho utilizzato. Quindi questo è un altro sistema per poter reperire delle fotografie, delle immagini, dei disegni. Naturalmente io le posso anche non utilizzare all'interno dell'applicazione Adobe, le registro sul mio dispositivo e poi le impiego, però citando sempre le fonti che trovo nello spazio credit. Adesso io voglio evitare di salvare, registrare il lavoro ovviamente, perché speriamo che sia tornato come prima, non mi abbia sostituito. Le cose, beh, l'ha sostituito, ma io tanto non l'ho salvato, poi ritorno come eravamo prima. Quindi questa è una procedura che passa attraverso le applicazioni dell'Adobe per sistemi mobili. Un'altra è quella di utilizzare Adobe Market. E in questo caso noi impieghiamo un'applicazione di disegno, per esempio questa. Eccola qua, si chiama Adobe Sketch, è un'applicazione Adobe che mi permette di disegnare. Se tengo premuto il dito sul tasto più, qui sulla destra, creo un nuovo livello, creo ovviamente un livello immagine, cioè non disegno io a mano libera, ma voglio un'immagine, ed ecco che si apre la finestra di inserimento di immagini tra che offre diverse opzioni, tra le quali mi dà la possibilità di utilizzare i disegni del market. Che cos'è il market? Il market, anche qui, è un insieme di disegni, grafiche, illustrazioni di vario genere che sono messe a disposizione dei vari creativi che collaborano con il mondo Adobe. Vedete? Sono veramente interessanti. Qui abbiamo soprattutto della grafica. Basta effettuare una ricerca e selezionare, per esempio, se si desidera delle icone, per esempio icone 3D, oppure delle interfacce utente, oppure dei motivi e così via. Poi si svolge una ricerca, quindi si seleziona il materiale attinente al proprio tema e poi si utilizzano le singole fonti. Anche in questo caso l'utilizzo della fonte è libero da diritti, quindi lo possiamo impiegare liberamente e abbiamo di nuovo un materiale di grande qualità. Vedete come io insisto su questo aspetto della bellezza, della creatività e della qualità del lavoro che noi intraprendiamo nei confronti di un brutale sistema di ricerca attraverso i classici motori. Andiamo avanti con la nostra trattazione. Vai, riconnettiti, caro mio cursore. E qui è solo per dirvi che il campo della ricerca per noi è un campo mondiale. Non tratto questo argomento nello specifico del webinar, però ve lo voglio indicare. Cercate in Google Translator i plugin per poter tradurre automaticamente le pagine in qualsiasi lingua dal vostro browser, oppure utilizzate Chrome e nelle impostazioni di Chrome stabilite che tutte le volte che incontra pagine in lingua straniera che non conoscete, lui le traduce automaticamente, perché questo vi amplia la possibilità di reperire delle risorse straordinarie e di entrare in contatto anche con le persone che gestiscono queste risorse, interloquendo con loro in lingue sconosciute. Ecco, per esempio, questo vedete, una ricerca automobili del secolo XIX, e se voi prendete questa stringa russa
e la utilizzate dentro Creative Commons, dentro i vostri canali di preferenza, voi ritroverete ovviamente del materiale che con grande probabilità non, a cui non accederete se diciamo attraverso la lingua italiana. Poi esplorando, adesso noi non lo vediamo perché non possiamo andare avanti all'infinito su questo tema, dobbiamo passare agli altri argomenti, però la slide rimane con i suoi link attivi. Vedete, ci sono tutta una serie di servizi, ve li mostro rapidamente, che vi consentono di cercare delle immagini e del materiale che operano una preselezione. Eccoli qui, ce n'è qualcuno che vi indico attraverso questa slide, ma soprattutto vi voglio dare l'indicazione di creare con i vostri studenti. Ecco, una tabella di riferimento. Utilizzatela, questo sistema, impiegatelo, qui scrivete il nome di riferimento dell'immagine e poi qui tutti i dati, quindi l'autore, il servizio attraverso il quale l'avete reperita e così via, perché alla fine quando poi pubblicate qualche cosa dovete anche inserire un indice di riferimento delle fonti che avete impiegato. Passiamo invece alla musica e vediamo come cercare e fruire di fonti audio. La musica è importante perché magari state svolgendo delle applicazioni, state creando delle applicazioni multimediali, quindi avete normalmente sempre le musichette che no, iMovie piuttosto che Adobe Clips, eccetera, e altre applicazioni a volte vi mettono a disposizione, ma risultano anche molto ripetitive. Poi se desiderate veramente realizzare una produzione, la musica diventa un problema. Allora, come operiamo con la musica? Allora, prima di tutto ricordatevi sempre che noi non dimentichiamo mai di avere a che fare. Sì, mi si stanno scaricando le pile del mouse, casomai prendo 2 secondi per cambiarle. Noi non dimentichiamo mai di essere all'interno di, cioè di poter utilizzare Creative Commons e quindi cerca, in questo caso noi scegliamo, che ne so, blues e cerchiamo blues ma all'interno di SoundCloud e quindi ecco che la ricerca ci porterà a tutta una serie di brani che possiamo utilizzare. Però qui è molto importante, ma assolutamente della massima importanza, poter capire bene come funziona questa cosa, perché mi è già saltato all'occhio ecco qua, una cosa. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo David Bowie, ok? Mi sembra che sia un remixaggio di David Bowie. Non conosco tutta la discografia a memoria di David Bowie, ma facciamo finta che questa sia una composizione che ha utilizzato una canzone di David Bowie. Allora, la composizione in sé naturalmente sarà utilizzabile liberamente, priva di diritti, la possiamo assolutamente downloadare. Vedete, qui c'è l'opzione di download, poi cerchiamo il riferimento della persona che l'ha composta per poterlo citare, eccetera. Però c'è un problema, che noi non possiamo utilizzare la musica di David Bowie, o meglio, lo potremmo fare, ma in questo caso dovremmo informarci presso la SIAE per vedere tutta una serie di cose. Della SIAE parleremo più avanti. Non lo possiamo fare per quale motivo? Perché David Bowie ha i suoi diritti sulla musica che lui ha prodotto. Il fatto che io abbia rimaneggiato una sua musica non attribuisce a me che utilizzo il prodotto rimaneggiato il diritto di utilizzarlo, perché a monte ci sono i diritti di David Bowie. Quindi questa operazione è sbagliata. E vedete che SoundCloud non è preciso nella pubblicazione, non è selettivo perché mescola un po' di varie cose, quindi dobbiamo stare molto attenti perché troveremo sicuramente quello che ci interessa. Per esempio, questo quasi certamente
utilizzabile. Qui abbiamo il nostro amico che l'ha prodotto, che si fa chiamare Suliman 815, e avremo certamente la possibilità di utilizzare i suoi brani, ma bisogna sempre fare attenzione sul fatto che non siano remixage oppure addirittura interpretazioni di brani altrui. Anche se sul remixage c'è molto da dire, perché nell'ambito di alcuni secondi noi possiamo utilizzare liberamente le musiche anche di grandi autori. Di tutto questo parleremo più avanti, quando affrontiamo proprio la materia legislativa dei diversi diritti. Allora, SoundCloud rimane un punto di riferimento, sia che la ricerca venga effettuata attraverso Creative Commons, sia che la ricerca sia invece effettuata all'interno di SoundCloud vero e proprio. Un'altra fonte interessante da questo punto di vista è Freeplay Music. Quindi andiamo in Freeplay Music. Freeplay Music, facciamo il nostro login. Ed ecco qui, poi passiamo alla home, vediamo che cosa c'è. Cerchiamo nel catalogo, eccolo qua. Rock, boh, prendiamo rock, le tracce. Questa ci piace, vediamo se ci piace. Ok, va bene. Perfetto. Allora, a differenza di SoundCloud, Freeplay Music è molto. Basta. Ok. Oh, basta, ho detto. Freeplay Music è molto meglio organizzato, soprattutto nel riferimento alle fonti e alle possibilità di utilizzo, cioè sui diritti, perché naturalmente io posso scegliere la traccia di riferimento e poi qui sulla destra mi compare una finestra con i riferimenti sia diciamo dell'artista, del musicista che l'ha composta, sia poi dei diritti di utilizzo, che però normalmente devono essere acquistati, quindi non è un servizio gratuito, almeno adesso vi spiego, devono essere acquistati, quindi poi vado eccolo qua. Ma inserisco la carta di credito, vado nel mio carrello, inserisco la carta di credito, eccetera, e acquisto la musica. La politica di prezzi di Freeplay Music è questa. Se voi fate un clic su Education, trovate una cosa molto interessante, perché l'uso in classe comporta una licenza libera per 99 anni, mentre l'uso della stessa musica per scopi educativi, ma nell'ambito, non so, di un concorso, di manifestazioni pubbliche, eccetera, comporta il pagamento di una licenza. Quindi voi potete scaricare tutta la musica che volete, ma dietro un pagamento di una licenza annuale. Se invece lo utilizzate per lavoro in classe, non c'è problema, potete scaricare tutta la musica che volete. Sulla musica, rispetto alle immagini, abbiamo quindi dei diversi criteri di valutazione e utilizzo. Vediamo un altro servizio che si chiama Epidemic, che fra tutti è quello che io preferisco ed è quello che suggerisco anche a una organizzazione, cioè a una istituzione scolastica oppure a un'azienda, di utilizzare Epidemic. Che cos'è Epidemic? Allora, Epidemic. Epidemicsound.com è il luogo dal quale io, per esempio, compro tutte le musiche che servono come colonna sonora dei miei film. Ho una licenza annuale che costa su centinaia di dollari e mi consente di scaricare tutto quello che voglio. Ma quello che è interessante è che, per esempio, io posso scegliere horror come genere. Tanto per dirvi, perché sono in una parte del film che necessita una colonna sonora di questo genere, dopodiché l'ascolto, la scarico, ho il mio download, non mi viene richiesto nulla, devo solo inserire i dettagli,
del mio ID non pago niente perché ho realizzato questo abbonamento. Ok. La cosa interessante però dell'abbonamento di Epidemic Sound, che quindi è molto conveniente a un'istituzione perché un'istituzione scolastica realizza un abbonamento e poi lo mette a disposizione degli studenti e degli insegnanti a un costo assolutamente abbordabile. La cosa interessante, vi dicevo, è che però questo abbonamento viene attivato grazie a uno sconto che si ottiene tramite Spreaker. Spreaker è il miglior sistema per creare podcast attualmente in circolazione e se voi realizzate un abbonamento a Spreaker, un abbonamento qualsiasi, ecco, qui avete poi la possibilità, dove l'hanno inserita? Qua, Epidemic Sound, avete a disposizione uno sconto per l'accesso a tutto il catalogo di Epidemic Sound se lo fate attraverso Spreaker. Bene, tres bien. Allora, ricapitolando, siamo entrati nel campo della musica. Allora, nel campo della musica abbiamo il sistema tradizionale di ricerca che abbiamo visto preselettivo tramite Creative Commons. Quindi tramite Creative Commons possiamo cercare tramite Creative Commons possiamo cercare, ecco qua, sempre nel campo di ricerca, specificando magari il genere, la tipologia musicale, poi scegliamo SoundCloud oppure scegliamo altri servizi che possono contenere della musica, oppure andiamo direttamente all'interno di SoundCloud, dove dobbiamo fare attenzione però a leggere bene l'origine della colonna sonora della musica che intendiamo prelevare e perché potrebbe essere un remix o potrebbe essere una rivisitazione di un brano invece che è protetto da diritti. La cosa però secondo me più semplice da fare, anziché tutte queste trafile di ricerca di musica gratuita, che poi alla fine è complicata e non è così stabile come una ricerca di immagini, perché la musica molto spesso viene ritirata, viene distribuita gratuitamente e poi venduta. È una musica che copre altra musica nei confronti della quale dobbiamo pagare dei diritti. Insomma, è più complessa la ricerca rispetto alle immagini. A mio parere, la cosa più semplice da fare è pagare un servizio. Pagare un servizio annuale e ce ne sono diversi. Quello che io utilizzo da diverso tempo e che non mi ha mai dato alcun problema, ma sono molto soddisfatto, è Epidemic. Un altro punto interessante è FreePlay Music, che come vi dicevo vi offre anche una licenza annuale education per l'utilizzo in classe delle musiche. Qui abbiamo una slide che vi ripropone alcuni link, alcune cose da leggere interessanti su questo tema e a questo punto è venuto anche il momento di parlare un secondo di SIAE perché stiamo parlando di musica e quindi abbiamo a che fare con chiunque di voi si è sposato e ha nella sua festa di nozze ha chiamato una band a suonare o ho mandato dei brani musicali, sa che ha dovuto pagare qualche cosa alla SIAE. Ma che cosa vuol dire pagare qualcosa alla SIAE, rispettare i diritti della SIAE, in che mondo ci troviamo? Allora, tenete conto che la SIAE è un'associazione che tutela solo gli associati, punto. Non si riferisce ad alcun brano musicale, artista, autore, eccetera, che non sia sotto tutela SIAE. Se non siete sotto tutela SIAE, non dovete pagare alla SIAE assolutamente niente, ovviamente per la musica che utilizzate.
Quindi la prima cosa da fare è controllare se l'autore di riferimento è all'interno del database della CI. Per questo vi dovete recare alla CI. Però anche lì fate molta attenzione perché non sempre c'è da pagare qualche cosa. Allora, per esempio, se si tratta di musiche, canti popolari, musiche, non so, io ho utilizzato musiche del coro dell'Armata Rossa che per di più è stato sciolto. Ci troviamo di fronte a una mancanza di certezza sulla fonte, e quindi la CIA stessa non può farci niente, e dunque in quel caso voi non avete niente da pagare. In ogni caso, vi dovete recare naturalmente alla CIA per discutere di tutte queste cose. Poi loro vi fanno firmare un foglio che è un'autorizzazione, anzi, normalmente è un'autocertificazione, appunto, dalla quale risulta che non dovete alcun pagamento di diritti in questo caso. Sto parlando di musiche tradizionali, popolari, eccetera, anche eseguite da orchestre che però i cui, diciamo, diritti non sono così chiari, sono difficili da reperire, non si conosce esattamente la storia di questa colonna sonora, di questo brano, eccetera, eccetera. Quindi, quando parliamo di CI parliamo di diversi casi, e questo è uno. Se parliamo invece di David Bowie, allora voi dovete pensare che, e siete disposti a pagare naturalmente dei diritti per utilizzare una musica di David Bowie, dovete fare le seguenti operazioni. Primo, sempre recandovi alla CI, dovete appurare, e lo fa la CI stessa, se quel brano di David Bowie è utilizzabile per i vostri scopi, perché non è detto che David Bowie abbia deciso di stabilire per tutti i suoi brani le stesse identiche tipologie di utilizzo. Per esempio, moltissimi autori per le loro opere impediscono l'utilizzo a livello di marketing, di pubblicità. Cioè, se state facendo, non è il caso vostro certamente, ma dovete fare una pubblicità per una nuova automobile, magari non potete utilizzare neanche uno dei brani di David Bowie. Perché questo? Perché magari in questo caso David Bowie no, perché poverino non c'è più, ma i suoi agenti, i detentori dei suoi diritti possono invece preferire di trattare direttamente con voi e dirvi: io questa musica te la do per un determinato periodo di tempo per questi scopi a un determinato prezzo, e quindi usciamo dal sistema dei diritti tradizionali. Una volta che avete appurato che la musica può essere invece impiegata, va bene, allora pagherete quello che dovete pagare. In base a che cosa? Beh, in base a diversi fattori. Per esempio, se utilizzate questa musica nel web, bisogna stabilire una stima delle visite, e quindi il prezzo, che comunque si tratta di poca roba veramente, a volte qualche centesimo, il prezzo viene stabilito sulla base del numero di visitatori. Ecco, ci sono dei range, 1000, 10.000, che ne so, cose di questo genere. Un'altra invece tipologia è nel caso della vendita. Nella vendita si apre un capitolo radicalmente diverso, cioè voi utilizzate delle musiche, acquistate dei diritti, ma acquistate dei diritti per la vendita. E allora lì naturalmente abbiamo tutto un altro tipo di tassazione, chiaramente. Però, come vi dicevo prima, la SIAE regola esclusivamente questo sistema. Se voi producete la musica per conto vostro e non siete degli autori SIAE, naturalmente la potete distribuire come vi pare, non siete obbligati a pagare alcunché perché non siete autori iscritti alla SIAE. Viceversa, se voi stabilite, diffondete un CD-ROM o un DVD, dovete pagare una tassa sul supporto fisico, cioè non pagate una tassa sulla vostra musica che è vostra, ma sul fatto che la distribuite attraverso quel supporto. È una cosa macchinosa, un po' incasinata, ma sono le regole che sono state stabilite. Se invece lo stesso CD, lo stesso DVD, voi lo stabilite via internet, su internet la CIA non ha alcun controllo, quindi non vi fa pagare niente, potete distribuire quello che vi pare, purché ovviamente siate in regola con le licenze. Cioè, se io distribuisco
deve, ammesso che lo possa fare, ma se io distribuisco David Bowie su un CD, pago la tassa sul CD, ma pago anche i diritti a David Bowie se me lo fa fare. È chiaro questo. Se invece io produco, siamo a scuola, produciamo delle musiche con i miei studenti e non siamo autori iscritti alla SIAE, naturalmente non paghiamo alcun diritto, ma se distribuiamo dei CD dobbiamo mettere il bollino. Se invece siamo via internet, il bollino non esiste. Queste in sostanza sono le tipologie che riguardano appunto il sistema SIAE. Ma vi ripeto che la cosa più importante da fare in questo settore è quello di recarsi direttamente alla SIAE con un elenco preciso delle musiche, di quello che volete fare, dove, quando, come e perché, e con loro appunto discutete e vedete che cosa si tratta di fare, e poi decidete ovviamente se farlo o meno. Io adesso vado avanti nella trattazione, poi vi lascio il tempo per le domande in modo da poter dare poi delle risposte. Adesso parliamo un po' di legislazione e quindi prima di tutto la legge di riferimento è questa, una legge del 2003 con le sue direttive e tutto il resto. E tutto il dibattito sulla legislazione sull'utilizzo delle fonti è stato condizionato fortemente dal diritto di citazione del Fair Use Google Books americano, che è un sistema che consente a tutte le opere stampate prima del 1 gennaio 1923 di essere distribuite in versione integrale. E questa storia la potete cercare su internet, ha dato luogo a tutta una serie di processi, anche sentenze, tra cui anche sentenze italiane, perché Google è stato quello che per primo l'ha utilizzato in modo massiccio e prendendo riferimento alla legislazione americana ha fatto un po' lo stesso in tutti i paesi, quindi ha trattato un po' allo stesso modo le fonti in tutti i paesi. E questo ha portato al fatto che nel giro di qualche anno i vari paesi, tra cui anche l'Italia, si sono dovuti cimentare con nuove disposizioni sull'utilizzo del diritto d'autore, le opere, e la distribuzione delle opere. Normalmente dovete considerare che è possibile citare, se si tratta di un testo, fino a 12.000 lettere che corrispondono a circa 6 pagine e nel caso di poesie possiamo citare fino a 180 versi. Poi se la poesia, il testo poetico, finisce e la spada del Brandos, siamo arrivati al 180° verso, allora ci viene consentito di citarne ulteriori 30 per poter concludere almeno il senso della citazione. Mi sto riferendo in questo caso al diritto alla citazione, che è un diritto sacrosanto che non implica il pagamento di nulla. Perché? Perché è un diritto scientifico, il diritto che la comunità scientifica utilizza per portare avanti la discussione, la riflessione e le ricerche al suo interno. Allo stesso modo, il diritto di citazione vale anche per le pellicole cinematografiche e di solito corrisponde a un minuto di film, cioè veramente veniva calcolato in metri, cioè si stabiliva che si poteva citare 27 metri di pellicola, che in realtà corrispondono più o meno a un minuto di film. Quindi il limite della citazione qui all'interno di un film di 50 metri di pellicola, cioè circa 2 minuti. Stiamo parlando di un film tradizionale, della durata di 90 minuti in su, no? Si definisce film, se non ricordo male, un'opera della durata di da 1 ora e 10 minuti in su. Allora, noi possiamo citare 2 minuti di quell'opera. È chiaro che se si tratta di un trailer della durata di 1 minuto e mezzo, non è che lo possiamo citare tutto perché sta sotto i 2 minuti. Deve essere proporzionale la cosa, ma sui trailer cinematografici, per esempio, c'è tutto un altro tipo di sistema, però adesso non ci interessa perché il trailer non è una cosa di cui ci occupiamo. E musica e immagini a bassa risoluzione si possono utilizzare anche nei siti web. Che cosa vuol dire a bassa risoluzione? Per esempio, vuol dire che non è una
lo trasmetto in mono, in MP3, chiaramente non in M4V, per esempio, e in MP3 e magari non a 256 bit, quindi a 64 bit, così a bassa risoluzione. No, bassa risoluzione non vuol dire che la musica deve gracchiare e non devo capirci niente. Vuol dire che se io distribuisco della musica a bassa risoluzione tramite il web, la faccio sentire, così non è una musica adatta a un ascolto e alla distribuzione sui canali e servizi per un ascolto, non dico professionale, ma ecco, amatoriale serio della musica. E quindi non è suscettibile di impedire il business, perché tutta la questione riguarda il fatto se quello che noi stiamo facendo impedisce il business intorno all'opera. Se lo impedisce, naturalmente ci è vietato, altrimenti no. E poi, specialmente da un punto di vista didattico, voi sappiate che tranquillamente noi abbiamo molti diritti, tra i quali quelli di poter utilizzare veramente un po' tutto quello che ci interessa, purché stia nell'ambito scolastico, senza bisogno di rendere conto. Questo è proprio sancito dalla legge, adesso lo vedremo. Quindi vediamo un po' i testi. Io vi porto qui tutta una sintesi che poi vi potrete leggere. Naturalmente possiamo riassumere, possiamo citare, riprodurre, eccetera. Ecco quello che vi dicevo prima. Dei brani, delle parti anche consistenti di un'opera, purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera stessa. Questa è la questione alla quale noi dobbiamo fare riferimento. E ci sono le sentenze che fanno giurisprudenza. Per esempio, il Tribunale di Milano ha consentito la riproduzione integrale di un'opera per fini didattici con esaurimento della funzione all'interno della scuola. Quindi io posso prendere i Fratelli Karamazov, i Dostoevskij, o che ne so, l'ultimo libro di Ammaniti nella scuola, lo posso riprodurre integralmente per fini didattici, quindi per leggerlo con i miei studenti, e il Tribunale di Milano ha consentito a questo. Perché? Perché non è una concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera, nel senso che i miei allievi non compreranno mai quest'opera qua, ma io faccio conoscere l'autore e faccio conoscere le sue opere grazie al fatto che facciamo un lavoro didattico sulle sue opere a scuola. Questo è consentito. Naturalmente è chiaro che le case editrici non hanno alcun interesse a divulgare questo tipo di informazioni, che però esiste e ci consentono di operare nella più completa legalità. E vi consiglio, ritornando poi alla slide di prima, di consultare questo sito che si chiama drittodautore.it, dove potete trovare degli approfondimenti del caso. Però vedete che intanto come insegnanti possiamo veramente spaziare in questo campo. Abbiamo anche come dire, una possibilità ampia di utilizzo. Perché? Perché l'articolo 171 ter ci dice che è punito, cioè la copia e la distribuzione di opere, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione di 6 mesi a 3 anni, eccetera, a fini di lucro. Quindi uso non personale a fini di lucro. Questa è la questione. Allora, se siamo in un rapporto didattico, ci è consentito di utilizzarlo, non siamo a fini di lucro e quindi possiamo tranquillamente impiegare un po' tutte le risorse, che anche quelle a pagamento e coperte da diritti, per i motivi di insegnamento. E la discriminante è sempre questa, quindi sono i fini di lucro e uso non personale. Le copie. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, eccetera, eccetera. Questo riguarda tutti, quindi non solo gli insegnanti del mondo educativo, ma la riproduzione appunto di
operi nella misura che viene stabilita a norma di legge del 15%. Immagini e musiche, poi è consentita la libera, è una slide che riproduce il testo che vi ho letto prima e quindi ribadisce di nuovo questo concetto. Infine, chiudiamo la nostra trattazione con un'indicazione molto precisa per i vostri studenti. Quindi citate le fonti, 5 cose da fare, indicate l'autore. Poi, molto importante, indicate la URL, il sito di riferimento. Anche nel caso in cui voi abbiate, per esempio, voi conoscete un sito, un servizio, un canale che si chiama Liber Liber. Liber Liber distribuisce gratuitamente le opere complete praticamente dalla letteratura italiana e molte opere di letteratura di altri paesi, specialmente classici, che sono liberi da diritti e perfettamente utilizzabili. Allora, voi indicate non solo Anna Karenina, Tolstoi, Anna Karenina, eccetera, ma indicate anche la URL, il sito di riferimento da dove avete preso quel libro, è chiaro? Quindi la citazione alla fonte è doppia in questo caso, l'autore con il nome dell'opera, data di pubblicazione, eccetera. Ma questo non basta, è molto importante il terzo step. Il terzo step consiste nel riportare la data. Quale data? Ma la data che del giorno in cui io ho scaricato questa risorsa e questa fonte, perché essendo su internet la cosa può cambiare, cioè io vi lascio un contributo oggi, poi dopodomani lo tolgo, però ciò non toglie che da un punto di vista della cronologia web, quel documento sia stato effettivamente pubblicato e sia stato scaricato il 2 dicembre 2017. Dovete sapere che nel web è tutto registrato, quindi da quando è nato fino ai giorni nostri, nel web c'è la cronologia di tutto quello, di tutte le operazioni che sono state fatte. Quindi, in caso di contestazione, ecco perché l'URL e la data sono importanti, perché ci consentono poi di andare a trovare nei vari log e nelle varie registrazioni delle attività in internet da parte ovviamente degli specialisti e previa autorizzazione dei loro provider e tutto il resto, ma diciamo c'è tutta la cronologia di tutto quello che nel web avviene. Poi dobbiamo indicare la licenza, quindi è importante licenza Creative Commons, eccetera, eccetera. Nel sito di Creative Commons voi troverete le tipologie della licenza. Proprio qualche settimana fa Creative Commons italiana, tra l'altro, ha tradotto tutte le tipologie di licenze che fino a quel momento lì erano in lingua inglese, le ha tradotte in lingua italiana e quindi è veramente di facile lettura, anzi è una lettura molto utile e interessante per gli studenti. E poi una delle cose che io vi consiglio di fare, ma proprio ve lo consiglio caldamente, è di scrivere all'autore. Scrivete all'autore, voi in fin dei conti scaricate un'opera che non vi appartiene, che è creata da un autore che gentilmente la mette a disposizione, che è frutto del suo lavoro. E non si tratta di Tolstoi che è morto, ovviamente, ma del grafico di Bianz, per esempio, perché ho utilizzato un suo disegno. La classe, voi stessi, chiunque lo utilizzi, gli deve scrivere. E deve scrivere: caro Hans Wertmüller di Dublino, noi abbiamo utilizzato questa tua immagine per fare questo. E la nostra opera è stata pubblicata, se è stata pubblicata, e si trova qui. Oppure l'abbiamo presentata nel corso di un open day o di una fiera industriale ed ecco la foto del pubblico che ammira il tuo prodotto. Questo è importante perché prima di tutto incentiva l'autore a condividere le sue risorse. Parlo anche sul piano dell'esperienza personale, perché io sono un autore che vende da una parte e distribuisce gratuitamente dall'altra. E se non avessi dei feedback sulla mia distribuzione gratuita di cose, per esempio anche su questi webinar, per dire, no, non ci fossero dei feedback, perderei l'interesse a distribuirli, ovviamente, e quindi a dare qualche cosa. È proprio questo feedback che fa rendere conto l'autore dell'importanza di quello che sta facendo, che per lui è uno stimolo ad andare avanti e quindi a sostenere, nella misura del possibile, anche la distribuzione gratuita. Questo
delle sue opere. E poi è una questione di educazione. Se qualcuno ti dà qualcosa, ti dici appunto grazie. E insegniamo ai nostri studenti a dire dei grazie, non perché siano dei maleducati, ma perché, tornando alla slide che vi ho mostrato all'inizio, stiamo in un mondo sempre più complesso, dove sembra che tutto sia a portata di mano, tutto ci sia dovuto e quindi alla fine non ci sia mai da ringraziare nessuno, no? Diciamo i nostri grazie, scriviamo all'autore perché ci consente attraverso la sua opera creativa di produrre qualche cosa a nostra volta. Ultimissima cosa, come facciamo a proteggere le nostre opere? Bene, allora, prima di tutto non è necessaria nessuna iscrizione a SIAE o a qualsiasi altra associazione, perché la legge stabilisce che nel momento in cui io produco un'opera e la firmo, quell'opera è mia, punto, fine. Sono gli altri che devono dimostrare che non è mia quell'opera. L'opera è mia, mi appartiene. E specialmente poi se la pubblico da qualche parte, ovviamente ci sarà anche un indirizzo, un riferimento, eccetera. Quindi non abbiamo bisogno di iscriverci né alla SIAE né in alcun tipo di associazione. Quel tipo di associazione serve per una certa distribuzione dei diritti, eccetera, ma guardate, non ha nessuna importanza. Io vedete, ho pubblicato una cinquantina di libri, l'ultimo era Luci Rosse e il Colonnello. Ecco che all'atto della pubblicazione, su questo faremo un webinar apposta, come pubblicare, io posso scegliere che tipo di protezione devo avere, voglio inserire del libro che ho pubblicato. Io normalmente lo lascio libero. Lascio una protezione che è watermark, cioè quando viene acquistato il libro, sull'ultima pagina della versione digitale viene scritto questo libro è acquistato da eccetera eccetera, ma non c'è nessun impedimento alla distribuzione, esattamente come può avvenire comprando un libro in libreria e poi lo passi a tua sorella, al tuo amico, eccetera. In una nuova pubblicazione, qui a un certo punto tu puoi scegliere anche di inserire, per esempio, dei DRM di protezione per cui la copia ne è vietata attraverso dei marchingegni informatici che vengono inseriti all'interno. Sconsiglio assolutamente di fare questo, tanto non serve a nulla, perché chi vuole duplicare e copiare i libri lo può fare tranquillamente, senza nessun problema, esistono software gratuiti, giustamente, che sproteggono i libri e ti consentono di averne diverse copie, perché magari usi anche diversi dispositivi, li vuoi archiviare, eccetera, e non si capisce per quale motivo il libro deve essere aperto tramite un lucchetto. Però ve lo spiego perché nei sistemi di pubblicazione voi avete la possibilità di proteggere eventualmente le vostre opere. Su questo però faremo poi un webinar specifico che sarà dedicato proprio alla autopubblicazione di opere, sia in chiave digitale sia di carta. Allora io avrei finito, vedete le cose da trattare erano tante, vi ho dato così una serie di indicazioni e intanto che leggo le vostre domande e rispondo alle vostre domande, avvio il sondaggio e poi chiudiamo il webinar. Quindi se avete qualcosa da chiedere, lo potete fare adesso mentre rispondete al sondaggio. Allora, vedo domande a caso. Adobe Spark Page chiede Claudio è solo per iOS, no? Adobe Spark Page è fruibile come applicazione per iOS, e invece per tutti gli altri sistemi, quindi anche da Mac o da Windows e anche da Android, è utilizzabile tramite pagine web. Per Android anche esiste l'applicazione, però naturalmente deve essere una versione recente di Android. Per quanto riguarda YouTube ha la sua licenza specifica. Tutto quello che viene pubblicato su YouTube sottostà alla licenza YouTube. A me la licenza YouTube non piace tanto e poi tra l'altro non pubblico su YouTube perché YouTube è una cozzaglia di roba. A me non piace proprio da un punto di vista qualitativo, pubblico su Vimeo perché Vimeo è un po' come il BIOS e quindi preferisco mantenere delle distinzioni sulle qualità, che siano anche delle distinzioni che indichino la qualità dell'opera. YouTube non mi piace come canale. Diceva, però naturalmente usiamolo pure tranquillamente.
per la biblioteca della mia scuola, abbiamo creato il canale YouTube, l'ho creato io, quindi non c'è niente di male a usarlo, ma le sue licenze. Attenzione perché la licenza YouTube non è così aperta come si può immaginare, perché è apertissima, potete fare un po' tutto quello che volete se rimanete in YouTube, ma se esportate il prodotto, allora dovete fare attenzione perché dovete valutare con attenzione la licenza, che cosa dice in questo campo. Ah, grazie. Qui c'è Adriana che manda un link e io lo giro a tutti quanti perché dice che esiste un documentario molto interessante sulla musica del remix. Eccolo qua, questo è il documentario, ricevete il link e lo potete guardare. Grazie Adriana. Sì, certo, puoi usare foto e screenshot presi dal film, assolutamente. Se usate i 2 minuti, usate anche le foto e gli screenshot, chiaramente. Sì, poi ci sono tanti servizi. Claudio qui ne suggerisce un altro per la musica, ve lo giro, poi casomai li metto nelle slide, così come vostri contributi. Esattamente, Enrica dice che è un ex libris digitale, esattamente questo. Stiamo parlando della cosiddetta protezione watermark di Streetlib. Poi Daniela fa i ringraziamenti, dai, ve li leggo perché mi fa piacere. Questa settimana ho seguito tutti e tre i webinar ed è sempre un piacere. Lo storytelling mi interessa molto, ho comprato il tuo libro Storytelling attraverso il cinema. Sui diritti d'autore studio da tanto, ma non si finisce mai. Grazie, buona domenica. Beh, buona domenica a te, Daniela. Perfetto. Sì, per esempio Franca dice che anni fa aveva scritto a Striscia Notizia per chiedere la possibilità di utilizzare la loro sigla, la risposta è stata positiva, certo, bisogna scrivere agli autori, assolutamente. Certo, anche perché poi un domani potreste anche, o magari lo siete già, autori di qualche cosa che distribuite gratuitamente, fa piacere sapere che viene apprezzato quello che fate. E se non viene apprezzato, perché? Così avete dei margini di miglioramento. Sì, posso puoi utilizzare le licenze Educlation del FreePlay Music, assolutamente, sì. Sei libera di utilizzarle in classe e quindi anche, non so, significa che se fate una proiezione a scuola, così lo potete mostrare, eccetera. E anche, credo, ma basta scrivere e avete l'informazione, se inserite, fate un piccolo lavoro e lo inserite sul sito web della scuola, sicuramente non ci saranno problemi. Possibile un ulteriore webinar per approfondire di più l'argomento estremamente interessante? non lo so perché a me questo tipo di argomento non interessa molto, devo dirvi la verità. Perché mi piacciono di più gli argomenti più creativi. Quindi non lo so, è stato uno sforzo che ho fatto perché c'erano tante richieste, tutti mi chiedevano, scrivono, così ho detto, boh, basta, faccio un webinar e rispondo a tutti in un colpo solo. Però non lo so, boh, vediamo. Sicuramente ne faremo uno sulla pubblicazione, perché i sistemi di pubblicazione oggi sono incredibili e potete pubblicare gratuitamente, potete guadagnare dei soldi, potete guadagnare la vostra scuola, potete pubblicare dei libri di testo, potete farlo sia a carta che in digitale, è straordinario questo. E lo faremo molto presto, prima di Natale, faremo un webinar su questo tema. Se vuoi proteggere un logo creato da te, ma è un prodotto dell'ingegno, è un prodotto artistico, quindi è già protetto, non devi fare niente, tu devi conservare gli originali e basta. Il problema tuo sarà quello di rintracciare eventualmente qualcuno che utilizza il tuo logo a insaputa, perché che ci sia uno che sulle pendici del Fujiyama, in una piccola azienda di marketing, abbia utilizzato un tuo lavoro per lavorare con un'impresa locale, cioè come fai a saperlo? Questo è assolutamente impossibile. Quindi, ma nel caso in cui tu venissi a scoprire una cosa del genere, tu hai i tuoi originali, sono prodotti da te, fine, la legge italiana ti tutela, non c'è bisogno di pubblicare alcunché.
se tu hai l'originale che ti appartiene. Dunque, dovete andare nella classe virtuale e nel board legato a questo webinar per poter scaricare le slide che metterò su tra oggi, penso, le metto su. Per quanto riguarda la registrazione dei webinar, normalmente io non registro i webinar o anche se li registro non li distribuisco e non li distribuisco gratuitamente. In ogni caso non li distribuisco perché? Perché desidero che le persone siano presenti al webinar. Io faccio una cosa che mi costa un sacco di lavoro, di impegno e penso sia anche professionale, esigo che le persone mettano in gioco qualcosa di loro per avere un mio prodotto tutto lì. È come andare a teatro, se ti perdi lo spettacolo non è che te lo rifanno per te o te lo scarichi gratis. Quindi alcuni di questi webinar poi si sono venuti particolarmente bene così, allora li metto in vendita a un prezzo abbordabile. Ecco, questa è la mia politica di educazione di un pubblico che è troppo abituato ad andare in giro per la rete e pensare che tutto sia dovuto e scarica di tutto, per cui si iscrivono ai webinar per avere la registrazione, invece con me rimangono un palmo di naso perché si iscrivono, ma la registrazione non ce l'hanno. Come si può lavorare in classe sulle immagini trovate, cioè a cosa dobbiamo stare attenti? Beh, ve l'ho detto prima, dovete stare attenti al tipo di licenza e all'origine della fonte. Vi ho spiegato come andarvela a cercare e poi nelle slide la spiegazione la trovate. Dario dice, ho pubblicato alcune centinaia di video su YouTube, l'ultimo con la scuola abbiamo vinto proprio ieri un concorso a Roma. Ci è stato bloccato perché abbiamo usato la musica di Alvaro Soler, ma in un remix con le nostre parole sopra la musica. Me l'hanno contestato. Cosa faresti per ottenere la libertà di pubblicare, visto che a fini educativi e senza lucro? Allora, io prima di tutto andrei alla SIAE. Proprio fisicamente andrei alla SIA e gli direi questa è la musica perché può darsi che Alvaro Soler sia un autore che è gestito dalla SIA. Quindi pagherei quello che c'è da pagare, che guardate sono cifre ridicole, sono pochi euro anche per qualche migliaio di visite sul sito e sarei in regola. Anche se in realtà nel caso che tu dici, a mio parere, da un punto di vista legale, si è perfettamente coperto perché è musica a bassa risoluzione, degradata, utilizzata con parole sopra, cioè, quindi alla fine per scopi didattici, però attenzione che cosa vuol dire per scopi didattici? Perché? Perché se tu utilizzi il film dentro un concorso e questo concorso ha degli sponsor che vendono, non è più uno scopo didattico, questo perché? Il tuo film serve per contribuire alla vendita dei prodotti degli sponsor che sponsorizzano il concorso. Se tu pubblichi il tuo film all'interno di un sito nel quale utilizzi Google AdSense, cioè la pubblicità, è vero che il tuo sito è didattico, tu sei un insegnante, pubblichi solo cose didattiche, ma è anche vero che tu guadagni dalle fonti pubblicitarie e quindi il tuo materiale non è più didattico. Per esempio, se tu sei una scuola privata, se sei una scuola privata non è materiale didattico perché la scuola privata è un'operazione commerciale, quindi deve avere degli, quindi è marketing, non è più. La scuola pubblica invece no, non è considerato marketing, cioè dovete stare attenti a queste casistiche. Se voi vedete nei miei siti, in tutto quello che io faccio, non c'è mai pubblicità, non ci sono Google Ads, non c'è nulla, proprio nulla di nulla, perché è rigorosamente tutto materiale didattico e se è distribuito gratuitamente lo è così in modo molto preciso. Ci sono insegnanti che tengono dei blog e in questi blog appaiono delle pubblicità. Attenzione perché quello che loro distribuiscono non è più materiale didattico, è materiale commerciale perché utilizzano il blog per guadagnare, seppur indirettamente, attraverso la pubblicità che Google o altri fornitori gli procurano. Sì, dovete applicare, prima di tutto la cosa più interessante da fare con i ragazzi è lo schema dei 5 punti che vi ho proposto alla fine. Provatelo. Adriana dice che ha trovato i webinar interessanti, grazie. Condivido la tua filosofia educativa, dice Laura, benissimo. Se penso a quante ore buttate al vento per il corso di formazione degli animatori digitali. Sì, grazie, in tanti hanno scritto questo. Io tra l'altro mi sono rifiutato, io non lavoro, lo dico chiaramente, l'ho anche scritto delle informazioni del webinar, io non lavoro ufficialmente col digitale.
Ministero della Pubblica Istruzione con l'OSR in tutto questo bailame di corsi vari, non ne faccio neanche uno. Proprio mi rifiuto perché non rientrano in una corretta dimensione didattica come la intendo io da un punto di vista pedagogico. E basta, allora vediamo i risultati del sondaggio e poi ci salutiamo. Allora, chiudi il sondaggio, condividi i risultati. Allora, vediamo un po' che cosa questi furboni di colleghi che cosa vogliono fare. Allora, qual è il mio stile? Cito sempre chi mi offre i suoi materiali, 49%. No, di più, almeno il 90% deve essere qua. Ragazzi, mi avete molto deluso oggi, sia all'inizio che alla fine. Sono molto scrupoloso, chiedo sempre, mi documento. Ah, 27%. Siete pazzi, tutti in galera. Guardate che non ho arance per tutti, eh. E poi non posso girare l'Italia per andarvi a trovare da Peschiera a Siracusa. Non sempre sono scrupoloso con ricerche in rete. 38, mazza, oh. Abitui ragazzi un rapporto corretto, più della metà, vabbè, più della metà, abbiamo una sufficienza qua. A volte ho difficoltà a adottare il comportamento giusto. Certo, perché la situazione è veramente incasinata, un po' così ho cercato di chiarirvela, no? Ma poi soprattutto ve la rendono incasinata perché voi dovete rendervi conto che i grandi editori sono tutti contrari a questo sistema di autopubblicazione, diffusione, bios, dove ti scambi le risorse, dove gli autori sono a contatto col loro pubblico, dove tutto questo è la negazione del grande business delle multinazionali della comunicazione, dell'editoria, eccetera. E quindi, giustamente, loro vi incasinano, fanno opera di terrorismo nei vostri confronti, ma dovete stare molto tranquilli. Resta che salutarvi, quindi abbiamo fatto l'una, 11, 12, 1, 2 ore abbiamo fatto. Abbiamo fatto 2 ore, ragazzi, 2 ore di webinar. Ecco perché avevo sete. Allora vado a bere io, che devo fare? È anche a pranzo perché è l'una. Ci vediamo prossimamente, vi arriverà una mail con i primi 3 webinar della settima stagione sono finiti. Ne ho programmati solo 3 perché gli altri 3 non so se riesco a farli questa settimana perché ci sono un po' di impegni vari, varie cose così. Quindi, ma vi arriva una comunicazione naturalmente. E tenete d'occhio il board della nostra classe virtuali. Bene, ragazzi, buon weekend, buon sabato a tutti. Ci vediamo alla prossima occasione. Grazie per la vostra partecipazione. Arrivederci a tutti quanti. Ciao.